Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il cinema visto da Vision Air e in particolare con la classifica dei film più visti lo scorso weekend. Il fine settimana nel complesso vede risalire gli incassi totali che toccano un più 47% rispetto a 7 giorni fa, ma andiamo a vedere nel dettaglio come sono stati distribuiti. Decimo posto per My Bakery in Brooklyn, un pasticcio in cucina. La commedia sentimentale perde 2 posizioni, ma rimane in classifica grazie ad un incasso di 45.400 euro. Saliamo al 9° posto con un ex numero 1, Angry Birds, che questa settimana scende 3 gradini ma dopo 5 weekend strappa ancora biglietti per 90.825 euro. Precipita in 8ª posizione The Conjuring, il caso Enfield, che dopo 2 settimane di strapotere scende dal podio ma guadagna altri 101.031 euro. 7° gradino per It Follows, l'altro horror che la settimana scorsa era al 2° posto, porta ancora a casa un bottino di 102.306 euro. 6° posto per La battaglia degli imperi, Dragon Blade, il film in costume con Jackie Chan, John Cusack e Adrian Brody, perde una posizione ma incassa 105.514 euro. 5° gradino per la prima novità, Bastille Day, il colpo del secolo. Il film d'azione con Idris Elba e Richard Madden vende biglietti per 128.285 euro. 4ª posizione per un'altra nuova entrata, Cell, il film tratto da un romanzo di Stephen King, fa segnare un incasso di 144.510 euro. Ma ora è arrivato il momento di scoprire cosa succede sul podio dei film più visti nel weekend appena passato. Medaglia di bronzo per Una spia e mezzo, la commedia con Dwayne Johnson e Kevin Hart, al suo primo weekend guadagna 310.013 euro. 2° posto per Tartarughe Ninja fuori dall'ombra, che perde la corona ma tiene duro con un incasso di 368.953 euro. La corona del re del botteghino questa settimana il pubblico la consegna a The Legend of Tarzan, che si accaparra un gran bel gruzzolo da 1.386.380 euro. Per il momento è tutto da Laura Buffa, vi aspetto con le notizie e le curiosità dal grande schermo sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!